Ciao a tutti, eccoci qua ancora nel sito di creativamenteplotter.it e oggi vi voglio far conoscere il kit della resina. Questo kit c'era stato offerto gentilmente da Simone per l'estrazione del nostro gruppo e ora vi voglio dare qualche info di quello che contiene la scatola e di farvi vedere alcuni modi per usare questo kit. Intanto questo è il costo, vedete che è già stato scontato ed è utilizzabile solo per macchine silhouette e qui abbiamo tutto l'elenco. Per la silhouette curio richiede la base 12, quindi chi non l'avesse deve richiedere perché altrimenti non può usare il kit. La base 12 fa, in pratica è una base A4. Nella confezione troviamo, una bottiglia di resine componente A, una bottiglia di resine componente B e una siringa miscelatrice con due contenitori, che in questa siringa andrà, da una parte il componente A e da una parte il componente B e quando andremo a mettere nostra resina sul disegno, questa viene giù e si miscela contemporaneamente l'A e il B insieme senza dover stare lì a dosare, poi mettere in un bicchierino e intanto mescolare piano per non fare le bolle. Con questo kit è molto più semplice e sbrigativo. Poi dopo vi farò vedere anche come fare. Poi troviamo tre aghi per la siringa, tre fogli di carta adesiva, tre fogli di carta trasparente e tre fogli di laminazione per resinatura. Per ora queste le troviamo solo nel kit, ma mi è stato detto che a breve ci sarà anche nel sito solamente i fogli o solo la resina, anzi no, la resina solo già c'è, però verrà messo anche gli altri materiali, i fogli di carta trasparente o quella adesiva. E in più abbiamo una card con 10 disegni gratuiti. Se scorriamo giù vediamo anche altre info. Poi vi faccio vedere, vedete, questo è il kit, questa è la resina senza kit, solo resina, si può comprare a questo costo qua. Poi come ho detto mi è stato riferito che a breve ci sarà anche i singoli pezzi e non solo il kit. Bene, detto questo andiamo nel software, vi farò vedere come ho intenzione io di usare la resina. Farò tre calamite con l'immagine di mia figlia, più farò degli occhi tridimensionali per le mie bambole. Io l'avevo visto in un video, non sapevo cosa era stato usato, poi pensandoci alla fine mi sono resa conto che poi era resina. Quindi sono felice di farmi questi occhi perché dà un effetto bellissimo alle bambole. Bene, ci vediamo dall'altra parte. Qua nel software per crearci i nostri disegni. Come ho detto, io farò occhi tridimensionali per le mie bambole e in più farò quattro calamite con l'immagine della mia bimba. Vi faccio vedere cosa intendo, vedete? Farò questi occhi e questi sono di 10 mm, quindi un centimetro, e questi di 13 mm, quindi 1,3 cm. In più abbiamo le quattro foto della mia bimba che sono 53,76 mm, quindi sono circa 5 centimetri e un po'.
Bene, torniamo di qua, vi faccio vedere, prima di tutto vi faccio vedere come impostare la pagina. Poi vi farò brevemente un riepilogo per lo scontorno, però sapete che nel mio canale trovate sia come importare immagini, sia contornare e quant'altro. Ce ne sono di diversi per chi poi inizia comunque, diciamo, ne ho fatti anche nello specifico. Ora, per non fare un video troppo lungo, faccio una cosa molto in fretta per farvi vedere comunque. Allora, prima di tutto dobbiamo impostare la nostra pagina, quindi andiamo impostazione pagina e scegliamo, scusate, per i cuccini, impostazione cameo di tipo 1. Però, come ho detto anche in altri video, mi raccomando, dobbiamo avere la pagina in uguale misura del nostro materiale. Quindi, se avete una 4 non va bene, perché una volta che stampate in A4 e i fogli che abbiamo in dotazione con il kit sono un po' più piccoli e vi faccio vedere, mettiamo in impostazione pagina perché io già avevo impostato, è 215,90 per 279,40. Non è una 4, è un po' più stretta, come ho detto, è 21,5 di larghezza e 27,9 mi sembra, sì, 9 in altezza. Vi consiglio di mettere l'impostazione giusta con le misure giuste, perché, come ho detto, altrimenti i cuccini vengono stampati male e di conseguenza poi non taglia bene il disegno. Poi io, per ulteriore conferma di dove devo mettere i miei disegni, mi prendo delle guide e le metto, come vedete, a pari a queste linee qua, perché io ho notato, però correggetemi se sbaglio, perché se dico una cavolata io non lo so. Io ho usato questo metodo fin dall'inizio, perché se io mettevo le immagini in tutto il foglio dove c'era il bianco, non so perché mi venivano tagliate male. Allora, io ho constatato che l'immagine non deve sbordare da questa linea, perché se vedete quassù non c'è il foglio, vuol dire che i margini rimangono in questo quadrato qua. Io l'ho capita così e sono sempre andata con questo metodo e mi sono sempre trovata bene. Come ripeto, se c'è altro metodo, fatemelo sapere, che poi proverò anch'io. Ora vi faccio vedere uno scontorno veloce, prendo i miei occhi e come vedete questo ha lo sfondo, dobbiamo togliere lo sfondo e anche questo che non mi serve, vado nella finestra traccia, prendo, seleziono area della traccia, mi seleziono la mia area, metto una soglia abbastanza alta perché, se vi ricordate, l'ho detto che il giallo è quello che poi dopo rimane a noi come disegno definitivo. Quindi, se vogliamo che sia perfetto, dobbiamo cercare di coprire tutte le aree di giallo. Fatto questo, facciamo traccia e scollega. Ora, se io clicco qui e trascino, vedete, questo è lo sfondo, lo eliminiamo. Questo lo eliminiamo, anche queste, perché non mi servono. I pezzi si sono diciamo separati e facciamo, elimino, e questo è il nostro occhio. Ora li ridimensioniamo perché sono grandi, quindi clicco sopra, vado nella finestra trasforma, prendo il ridimensiona e, come sapete, per ridimensionare in uguale misura che venga un occhio piccolo e nelle misure perfette, dobbiamo chiudere il nostro lucchetto, e una volta che abbiamo chiuso il lucchetto, basta che inseriamo il valore
in una delle due caselle io scelgo questo in alto 10, faccio inserire e automaticamente me lo inserisce perfettamente, me lo ridimensiona perfettamente. Mentre se io avessi lasciato il lucchetto aperto e avessi fatto 10, faccio inserire, vedete che viene una schifezza, perché non è così. Quindi avrei dovuto mettere sia il valore qua e cercare il valore qua sotto, diciamo ottimale per fare un occhio simile. Ma avendo l'opzione che possiamo chiudere il lucchetto, automaticamente il software ce lo trasforma lui, quindi non dobbiamo fare nessun calcolo. Bene, detto questo, andiamo nella nostra pagina e andiamo su Invia per vedere come vengono tagliati. Mi raccomando, se non vedete le linee rosse, dovete selezionare tutto, perché può darsi che ve lo trovate in questa maniera. Quindi selezioniamo tutto e facciamo taglia. In questo caso, vedete, ci taglierà l'occhio, il contorno e il contorno di queste immagini. Mettiamo per esempio il nostro materiale da questa finestra qua, carta laminata. Ora adesso lo troviamo qua. Vediamo dov'è, mettendo perché lamina, qui vedo che c'è lamina stampata. Ora proviamo e vediamo come taglia. Però prima di tutto stampiamo e prepariamo il foglio per far sì che la carta non assorba la resina, quindi dobbiamo preparare il nostro foglio prima di tagliare. Quindi ora vado a stampare e vi faccio vedere quello che contiene la scatola e spiegarvi nei dettagli quello che vi ho appena detto, ok? Quindi ci vediamo dall'altra parte. Ecco qui la nostra scatola della resina, vedete? Questo. Io poi ho preso anche un altro kit. In pratica qui c'è solo la resina e qui invece abbiamo anche, vi faccio vedere, i fogli. Qui è quello che troviamo dentro la scatola. Vedete? Abbiamo due bottiglie, componente A e componente B. Vedete? A e componente B. Una siringa con due tubi, in pratica in uno ci va il componente A e uno il componente B. Qui abbiamo i beccucci per mettere nelle boccette per non fare disperdere la resina. Qui abbiamo degli aghi perché possiamo anche usarlo non tutto in una volta, ma in più volte, quindi sarebbe meglio poi cambiare ago. Vedete? Questi sono i beccucci che andrà nelle boccette, vedete? Scusate. Magari per richiudere le boccette, perché non, il nostro quello che rimane non vada male, mi raccomando, sigillare bene. Poi qui abbiamo i fogli. Questi sono i fogli laminati per usare i nostri fogli di carta che abbiamo, questi. E ce ne dà tre in dotazione per da ricambio. Qui abbiamo invece i tre fogli, già inclusi i fogli di laminazione, vedete?
Questo è il foglio che andremo a inserire, che andremo a stampare, che io ho già stampato. Faccio vedere. Vedete? Io ho già stampato con i crocini. E questo invece è il foglio che andremo a mettere sopra per la preparazione, in modo che non si rovini la stampa e non si rovini neanche il foglio sotto con poi la resina. Quindi questo qui. Ora, se io apro, vedete? Trasparente. Ora, come dobbiamo fare a preparare? Io prendo il mio disegno, il mio foglio col disegno, poi apro un angolo, lo posiziono in questo modo, pari al foglio, ok? Vedete, in questo modo mi viene perfetto. E il nostro foglio ora è pronto. E poi vediamo come inserire la resina. Questo è un foglio, vi ricordo che diventano adesivi. Ok? Abbiamo messo il nostro foglio per la resina. Io strisciamo bene che non ci siano bolle sotto d'aria. Perfetto. Ora andiamo alla Cameo e andiamo a tagliare la posizione sul tappetino. Mettiamo il tappetino. Ok. Posizioniamo bene, mi raccomando. Ci sono le guide sul tappeto e bene, ora andiamo nella Cameo e andiamo a tagliare. Bene, come ho detto, noi mettiamo la lama standard. Proviamo con questa e la dobbiamo settare sulla 5 perché abbiamo messo come materiale lamina stampabile, perché non ho trovato quello per la resina in pratica, quindi penso che vada bene, proviamo e dobbiamo metterla nel 5, quindi metto qua. E vediamo dove, ecco qua. E ed ecco qua che l'ho messa al numero 5. Non so se si vede. Ok, la mettiamo nella nostra slot, spingiamo giù bene e blocchiamo. Ok. Ora prendo il tappetino e mi raccomando, lo ripeto, dobbiamo mettere, vedete questo segno qua, dobbiamo stare a pari a questo segno, quindi inserisco. Faccio carica. Scusate. Allora, in questo caso, come vedete, mi ha preso soltanto da una parte, me lo tirava su, vuol dire che mi si è spostato questo qua. Quindi tiro giù, metto un attimo più dentro, blocco. Carichiamo.
Abbiamo caricato. Ora, come sempre detto, chiudiamo il coperchio in modo che vengano letti bene i crocini e diamo un via dal nostro software. Ok, ora la macchina ha finito e faccio scarica. Ora tolgo il mio foglio qua. E prima di togliere andiamo a mettere la resina sopra al foglio, sopra i disegni e vi faccio vedere come. Ora, prima di metterci la nostra resina, dobbiamo spellicolarlo, cioè dobbiamo togliere la pellicola. In questo modo ora. Piano piano dobbiamo bene, ora vedete che io già un po' l'ho messo di resina perché mi è venuto tagliato il video. Comunque dovete sapere che dovete prima mettere nei bordi, poi vedete, mettiamo nei bordi e poi dopo nel centro. Mi raccomando, perché così evitiamo di fare fuoriuscire la resina. Non ne mettete tantissima perché altrimenti poi rimane appiccicosa e non si asciuga bene, quindi dobbiamo fare un piccolo strato e con lo stuzzicadente riempiamo i punti vuoti e facciamo così con tutte le altre immagini. Una volta finito, lasciamo ad asciugare per circa 13 ore. Poi dopo vi faccio vedere il risultato finale. Ora faccio così in tutte le immagini e ci vediamo poi alla fine, del lavoro.
Ora, come vedete, io prendo questo tipo di accendino ed è un lanciafiamme, io lo chiamo, e vedete quello che fa? Con la fiamma do sopra alla resina per togliere tutte le bolle d'aria. Questo non è obbligatorio, lo faccio io perché sono abituata così, lavorando con le resine. Però voi basta che andate con lo stuzzicadente piano piano e togliete tutte le bolle d'aria. Anche perché questo tipo di accendino non lo avete, penso, perché io l'ho acquistato proprio perché lavorando le resine. Bene, lasciamo ad asciugare, come ho detto, per 13 ore e ci vediamo alla fine. Bene, eccoci qua, vi faccio vedere quello che ho creato. Vedete, queste sono le calamite con l'immagine di mia figlia e questi sono gli occhi, già due o tre li ho usati e vi faccio vedere anche dove. Intanto vi dico che per la magnete ho usato sempre questo della Silhouette. Questo è il magnete, quello che si stampa, però io l'ho usato per mettere questa foto e per attaccarla poi al mio frigo. Questi, come ho detto, sono alcuni occhi di cui vi faccio vedere dove ho messo uno. Ecco qua l'occhietto dove ho usato, adesso mettere fuoco, dove ho usato l'occhio tridimensionale, vedete? E ho usato precisamente questi qua. Qui non fate caso perché ho bruciato con quella specie di accendino quando ho dato la fiamma sopra la resina per togliere tutte le bolle. Questa è la carta che rimane, è il sotto dell'adesivo. Ecco qua, vedete? Ho rimasto da fare questo magnete qui e vi faccio vedere dove ho messo la mia, vedete? Nel frigo. Bene, detto questo, spero di essere stata abbastanza chiara in questo video. Poi ne farò altri perché ho intenzione di fare un altro progetto, sempre con la resina. E se mi seguite troverete sempre il mio video tutorial sul mio canale. Per il resto è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito e ciao, alla prossima!